Oh mamma mia, bambine, guardate qui che bei vestitini in vetrina. Mamma, ce li compri? Ah, no, bambine, mi dispiace, ma costano troppo. E allora, tanto papà va a lavorare e i soldi ce li ha. Sì, beh, ma non è tanto semplice guadagnare dei soldi, sai? Ci vuole molto impegno. E sono sicuro che se tu lavorassi e guadagnassi dei soldi tuoi, ci penseresti due volte prima di spenderli. Vuoi dire che se avessimo soldi nostri, potremmo comprarci quei vestitini? Sì. Bene, Anna, ci metteremo al lavoro. Ok. Limonata, limonata fresca! Oh, per me un bicchiere. Sì, anche per me, grazie. Ehi, Anna, Masha, come stanno andando gli affari? Oh, molto bene. Sono tutti assetati. Vedo. Wow, Anna, abbiamo guadagnato molto oggi. E vai! Ma ci mancano ancora tanti soldi per poterci comprare quei vestiti. Uff, vuol dire che ci impegneremo di più. Già, hai ragione, Katia. Signore, gradite una limonata? No, io volentieri. Sì, anch'io. Sono 50 centesimi a bicchiere, grazie. Ok, ecco qui. Oh, mamma mia, che figura. Oh, che stanca che sono. E devo ancora lavare i piatti. Mamma, lavo io i piatti se vuoi. Davvero? E io pasco la scopa. Ma sono molto colpita. Che gentili che siete. Sì, ma questo ti costerà 2 euro. E per me 1 euro. Oh, mamma. Adam, sono seriamente preoccupata. E perché? Beh, mi sembra che le bambine stiano prendendo un po' troppo seriamente questa storia dei soldi. Vedrai che è una cosa passeggera. Limonata! Limonata fresca! Ciao Anna, ciao Masha. Dai, venite a giocare con noi. Mi dispiace, siamo troppo occupate a vendere limonate. Ultimamente sei sempre troppo occupata a vendere limonate. Già, dai, andiamo. Facciamo una pausa. Sì, sono stanca. Sì, ultimamente Masha è sempre occupata a vendere quelle limonate. Sì, e non vuole più giocare con noi. Ehi, ma queste sono le voci di Nadia e Oksana. Già. Si vede che non si diverte più in nostra compagnia. Quasi quasi non la invito neanche al mio pigiama party di domani sera. Già, tanto sarà troppo stanca per venire. Masha. Ehi, voi due, cosa state facendo? Niente, stiamo guardando la TV. Dal momento che le mie amiche non mi hanno invitato al loro pigiama party. Perché sono invidiose. Sì, perché noi abbiamo guadagnato tanti soldi. Non credo proprio. Ah, no? Sentite, bambine, all'inizio eravamo contenti che voi voleste guadagnarvi i soldi per comprarvi quei vestiti. Ma poi la situazione vi è sfuggita di mano. Vi siete fissate così tanto nel guadagnare i soldi che avete trascurato tutto il resto. Già, e anche nella realtà succede così, sapete? Molte persone lavorano così tanto per mettere via i soldi per la propria famiglia e finiscono col trascurarla e perdersi tanti momenti importanti. Oh. Masha, questa festa è splendida, sì! Sì, vendendo limonate abbiamo guadagnato tanti soldini. Così abbiamo messo nel salvadanaio un bel gruzzoletto e il resto lo abbiamo speso per fare questa festa con voi amiche. Sì, perché l'amicizia è la ricchezza più grande. Già. Che buon profumo hanno le mie rose. Mamma, mamma, andiamo a giocare al parco giochi? Oh, ecco, non so, io dovrei finire di fare giardinaggio. Dai, ti prego. Mi va bene. Yeah! Dai, Anna, lanciami la palla. Prendila.
Ops! Wow, che lancio! Corro subito a riprenderla. Oh, mi scusi, signore, la mia palla è finita sotto la sua panchina. Mm? Oh, prendila pure. Grazie. Ehi, cos'ha lì? Il cibo per le anatre. Esatto. Posso prenderne un po' anch'io? Ma certo, dai, prendi. Ehi, ma Masha dove è andata a finire? Non riesco a vederla. Non lo sa. Dai, andiamo a cercarla. Masha! Ciao, mamma! Salve! Saluta il signore e vieni subito con me. Oh, va bene. Arrivederci, signore! Ciao, Masha! Bene, ora torniamo a casa e poi faremo i conti. E perché? Cosa ho fatto di male? Masha, mi raccomando, non dare più confidenza agli sconosciuti come hai fatto oggi. E perché mai? Cosa ci potrebbe succedere? Beh, guarda questo giornale e capirai. Arrestato, ladro di bambini. Il bambino, per fortuna, ritorna a casa dai genitori. Adam, però non spaventarle così. Il giornale è sempre pieno di queste notizie. È per questo che vi dico, non dovrete mai prendere un regalo da uno sconosciuto e soprattutto mai e poi mai seguire uno sconosciuto, anche se vi promette di portarvi in un posto divertente. Oh. Mamma! Salve bambine, sono il postino. Posso consegnarvi la posta per i vostri genitori? Ma che gli è preso? Eccoci qui. Bambine, siete contente di essere al parco? Gelati! Gelati per tutti! Forza, bambine, venite a sedervi qui con me nel prato. Oh, buongiorno! Oh, buongiorno! Buongiorno, bambine. Ma, Masha! Mamma, ti prego, torniamo a casa! Masha, dimmi, cosa è successo al parco? Dopo quello che ha detto papà, ora tutti mi fanno paura, perfino il postino. Non so più di chi fidarmi. Papà l'altro giorno ha esagerato e vi ha spaventato. Masha, non è che tutti gli sconosciuti sono cattivi, anzi, ma tra tante persone buone può nascondersene una cattiva. Come queste meli, le vedi? Ce ne sono tante di belle, ma tra loro può nascondersene una marcia. Come questa? Beh, a volte l'apparenza inganna. Vedi, questa mela sembra marcia, ma se la apri... è perfetta! Mentre questa all'esterno è bellissima, ma se la apriamo... è da buttare! Non farti ingannare da una persona che sembra dolce e indifesa. Ma come facciamo a capire di chi dobbiamo fidarci? Beh, non puoi mai saperlo al 100%. Ma se non c'è un adulto con te, non fidarti mai. Facciamo così. Anna, Masha, ora inventeremo il codice segreto di famiglia. E quando qualcuno vi si avvicinerà dicendo che conosce la vostra mamma, chiedetegli questo codice. E se questa persona non lo sa, urlate. Urlate più che potete e correte dalla maestra o da qualche altro adulto che conoscete, ok? Ok, e il codice segreto sia. Mi raccomando, anche tu, inventa il tuo codice di famiglia con la tua mamma e il tuo papà e diventa un agente segreto. Ecco qui, c'è tutto pronto, possiamo partire. Bambine, siete pronte per andare alla fiera del modellismo e dell'elettronica? E cosa c'è in questa fiera? Beh, è una fiera molto bella. Ci sono modellini di vario tipo, di auto, di aeroplanini, di navi, di case. C'è l'angolo della città dei mattoncini e anche l'angolo delle case di bambola. E per me invece ci sarà un padiglione tutto dedicato all'elettronica. E io ho qui giusto una lista di cose da comprare. Che bello! Allora, siete pronte per partire? Sì! Bene, io direi che possiamo partire.
Mamma, quando siamo arrivati? Ma Anna, dobbiamo ancora partire. Wow, quante auto! Non troveremo mai un parcheggio. Eh già, c'è proprio pieno. Ehi papà, guarda, si sta liberando quel posto laggiù. Aspettate, aspettate. Ora vi faccio vedere una tecnica infallibile. Vedete quella signora? Sicuramente sta andando via. Ora la seguiamo, vediamo dove ha parcheggiato e quando va via prendiamo il suo posto. Mada, qui di fronte c'è un posto libero, come ha detto Masha, meglio prendere quello, no? Ma no, è troppo lontano dall'entrata, fidati di me. Ah, eccola lì, è arrivata. Ma cosa fa? Se ne va? Ah, dovevo solo mettere una cosa in auto. Fregato. Sì, e ormai il parcheggio che diceva Masha è stato occupato. Chissà dove dovremo parcheggiare ora. Beh, alla fine ce l'abbiamo fatta. Già. Dai, forza, andiamo. Ehi, come facciamo a ricordarci dove abbiamo parcheggiato? Ah, Masha, non ti preoccupare. Io ho un intuito pazzesco. Dai, andiamo. Bambine, non ascoltate papà. Ogni parcheggio è numerato per fila. Basta guardare la fila dove si è parcheggiato, così al ritorno si ritrova facilmente la propria auto. Guardate là, noi abbiamo parcheggiato nella fila... Fila L5. Molto bene, ora sappiamo che dopo dobbiamo tornare nella fila L5. Forza, andiamo! Buongiorno, benvenuti, volete la mappa della fiera? Oh, io no. Eh? Io sì, grazie. Wow! Avete visto che grande? Mamma, papà, io voglio andare alle case delle bambole. Sì, anch'io. Io invece andrò nel padiglione dedicato all'elettronica. Devo comprare alcune cose. Ci vediamo dopo, eh. Ciao! Questo posto è immenso. Come facciamo a capire dove siamo? Oh beh, basta guardare la cartina che mi ha dato il signore. Vedi, questa cartina mostra tutto, dove sono i padiglioni e cosa si trova in essi. Dai, andiamo! Allora, vediamo un po' dove potrebbe essere quel padiglione. Forse là in fondo. Wow, queste case di bambola sono fantastiche. Ora andiamo alla città dei mattoncini? Aspetta, aspetta, mi sembra... No, no, non è questo. Che bello! Voglio vedere gli orpellini che volano. Mamma, io ho fame. Ecco, mi sembra che... Oh no, sono al punto di partenza. Guardate, c'è papà. Ehi Adam, siamo qui. Oh, ciao ragazze. Allora, hai trovato qualcosa? No, niente. Non ancora. Vuoi la nostra cartina? No, no, grazie. So che sono quasi arrivato. Beh, mentre tu continui le tue ricerche, io porto le bambine a mangiare qualcosa. Ci vediamo al punto di ristoro più tardi. Ma papà quando arriva? Per me si è perso. Già, comincio a crederlo anch'io. Il signor Adam aspetta la moglie Katia e le figlie Anna e Masha presso l'ufficio informazioni. Ah, salve signorina, sono la moglie di Adam. Ah, eccolo là in fondo, è nella zona dove di solito mettiamo i bambini che si sono persi ad aspettare i genitori. Eccomi qui. Papà! Ah, avevate ragione voi, bisogna sempre seguire le indicazioni e le mappe. Bene, ora torniamo al parcheggio. Allora, vediamo un po', mi sembra di aver parcheggiato nella fila H4, giusto? L5! Ops. Oh mamma, che emozione! Domani andremo a trovare Dasha e dormiremo a casa sua. Io voglio portarmi la mia bambolina. Senza, non potrai dormire. È vero, anche io porterò la mia. E anche il mio cuscino. Non riuscirai a chiudere occhio se avessi qualsiasi altro cuscino. E poi...
Direi che anche la mia Lucina da notte non può mancare. Già. Bambine, avete preparato le valigie per domani? Oh mamma! Ma Shanna, ma quante cose volete portarvi? Avete svuotato completamente la vostra camera. Dobbiamo portarci alcune cose indispensabili per noi, altrimenti la nostalgia di casa non ci farebbe dormire. No, ma Shanna, in valigia mettete solo alcuni vestiti e una cosa a voi cara. Non servono tutte queste cose. Vedrete, andrà tutto bene. Sono sicura che vi divertirete e non soffrirete per niente di nostalgia. E va bene. Wow, questa è la mia prima volta in treno. Come va veloce. Arriveremo in un batter d'occhio. Ehi là, siamo qui, siamo qui! Ciao Dasha! Ciao cuginetta! Anna, Masha, finalmente siete qui! Non vedo l'ora di mostrarvi la mia cameretta! Bene, allora andiamo, sì! Beh, il nostro è un piccolo appartamento, quindi dovremo stringerci un po'. Anna dormirà con noi, mentre Masha dormirà in camera con Dasha. Dasha, mostra la tua cameretta alle tue cugine. Eccola qui! Bella! Ma è molto carina! Ehi bambine, vi va di andare al parco giochi? Sì! Bene, la cena è pronta! Ed ecco qui la mia zuppa vegana! A me non piace molto la zuppa! Non c'è la pasta! Mi dispiace Masha, ma ultimamente ho deciso di seguire un'alimentazione più sana, senza burro, zucchero e anche glutine. La pasta è glutine e mi sono dimenticata di prendere quella senza. E il pane e i grissini? No, Anna, anche il pane e i grissini hanno il glutine. Masha, prima di criticare, prova ad assaggiarla, magari ti piacerà. Oh, mamma! Masha, tu dormirai qui. Ma io sono abituata a dormire sulla destra. Mi spiace, ma quello è il mio letto. Ok, dove posso attaccare la mia lucina da notte? Scherzi? Io dormo al buio più assoluto. Cosa? Ma io ho paura! Ehi, ma cosa succede qui? Mammi, non voglio tornare a casa. Qui è tutto diverso. Il cibo, il letto. Masha, ogni famiglia ha le sue abitudini e le sue regole, ma non è detto che qualche volta si possa cambiare e provarne delle altre. Confrontarsi con usi e abitudini altrui ci arricchisce e può insegnarci cose nuove e belle. Ma io non voglio dormire a sinistra, non l'ho mai fatto. Beh, prova, magari ti piace. Ehi, Masha, se tu dormirai da sinistra, io ti lascerò la lucina accesa. Magari piacerà anche a me questa nuova abitudine. Grazie, Dasha. E poi, ecco qui. Signor Coniglio! Ti avevo promesso che te l'avrei ridato quando saresti venuto a trovarmi. Bene, col signor Coniglio sarà tutto più semplice. Buongiorno, bambine. Dormito bene? Sì. Dormire a sinistra non è poi così male. Bene, ora accomodatevi che la colazione è pronta. E quelli cosa sono? Beh, lì avete del latte di soia, un centrifugato di frutta e dei cereali integrali al frumento e all'orzo. Beh! Anna, proviamoli anche noi. Magari ci piaceranno. In effetti sono molto buoni. Mamma, avevi ragione. Brava, Masha. Ehi Masha, allora ti va di provare le mie caramelle integrali senza zucchero? Tu in cambio mi regali le tue gommose? No Dasha, ora non esagerare, eh?